Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi è arrivato un pacco di Shein con una serie di acquisti che avevo preso qualche settimana fa. Tutti acquisti per la casa, però non ve li posso mostrare tutti, in quanto alcuni vi darebbero un enorme spoiler su dei progettini che abbiamo in mente per la casa. Però ve ne posso fare vedere alcuni e uno in particolare ve lo devo per forza far vedere perché diciamo che è un po' il protagonista del video di oggi, ma adesso capirete e vi spiego tutto. Allora, quello che però vi volevo dire è che ho trovato veramente degli articoli molto interessanti per quanto riguarda la pulizia della casa. Ad esempio, ho queste pastiglie capsule per la cura della lavatrice. In teoria dovrebbero andare bene a scrostare tutto, quindi pulirla proprio da cima a fondo senza appunto metterci là e farle fare il solito ciclo di lavaggio con determinati prodotti, piuttosto che col bicarbonato, con bicarbonato aceto, con limone bicarbonato, insomma avete capito. Però le proveremo e vedremo. Poi, sempre per la casa, ho preso a 4 euro questi sgrassatori. Io in realtà me li aspettavo un pochettino più grandi, poi ho scoperto che sono piccini picciò, ma sono veramente molto carini e sono sgrassatori super potenti per pulire incrostazioni da pentole, per pulire il piano cottura. Ora, questo è ciò che dice la descrizione. Ovviamente noi poi dovremo andare a testare questi prodotti per vedere se effettivamente sono buoni così come da descrizione. Come vedete è veramente molto molto piccolo ed è molto molto grazioso. Vediamo. Poi altri prodotti per la pulizia. Ho trovato su Shein questo, il Pink Stuff, che è una marca che sta andando molto di moda anche su TikTok, lo vende anche Amazon. È una pasta che in realtà si dice essere miracolosa proprio per la sua efficacia nel rimuovere lo sporco. Una crema simile, quindi una pasta simile per esempio, la utilizza mia nonna per pulire il forno, però lei la compra su Amazon ed è dotata anche di una spugnetta. Questa qua invece la spugnetta non ce l'ha, almeno non penso sia sotto il tappo, perché sennò in descrizione l'avrei vista, però facciamo molto molto piano. Ok, no, difatti non ha una spugnetta, però ha preso un sacco di acqua. Comunque, anche questo prodottino da provare e recensire poi insieme. Altra cosa che ho preso, ma non per la pulizia, sono già tre articoli che vi ho mostrato, e questo cestino in silicone per la mia friggitrice ad aria. Ce ne sono due. Io ho comprato i fogli apposta per la friggitrice ad aria e tutto, però comunque sono rotondi e poi prendi e butti. È vero che 100 li paghi 1,50 euro su per giù, però mi scocciava, e talvolta, essendo che è quadrata i bordi, non è che sono altissimi, e poi essendo di carta, ciao Kindra, si piega a volte, quindi si va a sporcare anche la griglietta sotto, e comunque la devo sempre lavare. Quindi ho trovato questi qua in silicone che sono esattamente della stessa misura della mia friggitrice d'aria. Ho scoperto in questo momento che sono due e sono belli capienti. I bordi anche sono molto alti, quindi sicuramente sarà più comodo, oltre al fatto che ogni volta non bisogna più spendere anche solo quell'euro 50 per i fogliettini dentro. Almeno questi li compri una volta sola, li utilizzi per tutta la vita e quindi fai una spesa una volta. Altra cosa che volevo mostrarvi è questo prodottino, che è una sottospecie di crema fatta appositamente per il marmo. Ora, sapete che il topper della mia cucina è marmorizzato nero con le striature bianche, però ovviamente, anche se uno ci fa attenzione, io ho un'ossessione per il nuovo lavandino e per la nuova cucina incredibile, però in ogni caso ovviamente si va poi a graffiare in minima parte, si va a graffiare anche quando si pulisce, anche perché inizialmente noi lo facevamo con lo Scottex e abbiamo visto che lo Scottex lasciava poi le righine, quindi onde evitare i graffi ho trovato questo prodottino che in realtà dovrebbe prevenire e coprire anche i graffi che si sono andati a creare sulla superficie. Ora, ripeto, dovrebbe, non è sicuro, lo scopriremo insieme, però qualora fosse effettivamente così, che rilascia questa patinina sulla superficie in grado di rimuovere o comunque sia riempire quei millimetrici, microscopici righetti, insomma, allora abbiamo fatto l'acquisto della vita praticamente. Quindi ve lo rimostro e ovviamente lo andremo poi a testare insieme, ma naturalmente non oggi. Poi ho preso anche delle altre cosine che vi mostrerò pian piano, anche perché quelli là non sono per la pulizia o comunque la casa, ma sono più uno sfizietto mio, e vi mostro invece il protagonista della giornata di oggi, la protagonista della giornata di oggi, ovvero ho trovato, ragazzi, questa tenda nera
marmorizzata, però dalla foto sembrava più marmorizzata bianca, invece ha queste striature argentate che sono stupende. Ed è una sola tenda da 100x240. Ovviamente mi dite, sì, ma con una tenda cosa ci fai? Perché una tenda questa qui non mi va né per la camera da letto, né per il soggiorno, né per la cucina. L'ho pagata 7 euro e io vi dico che da questa tenda qui, adesso, ne tireremo fuori due più piccoline proprio per la cucina, in tema e in linea con lo stile della cucina stessa. Però come? E qui uso nonna. Che cosa voglio dire? Voglio dire che adesso tiriamo fuori la macchina da cucire e nonna la taglierà esattamente a metà, ci faremo il bordino e ovviamente questa parte con gli anellini andrà via, non ci sarà più, ma ci sarà semplicemente il bordino così per poter infilare i bastoncini delle tende. Comunque è trasparente, come vedete, quindi non è, è vero che è scura, però non, non fa coperchio, diciamo, non scurisce, ecco, comunque consente alla luce di entrare e non diventa tutto buio, quindi vedete è trasparente, mi ci vedo anche sotto, quindi comunque rimarrà la cucina molto luminosa. Certo, di questa stagione magari una tenda un pochino più spessa trattenevo ancora un po' di più il freddino che viene dalla veranda, però va bene lo stesso, più o meno dovrebbero venire due tendine esattamente di questa dimensione che sono giusto l'ideale per le finestre della cucina. Perfetto, allora dopo questo lunghissimo e interminabile monologo tiriamo fuori la macchina da cucire e creiamo queste due tendine nuove per la cucina, anche se in realtà prima la cuciamo e poi gli do una lavata, no, una stirata, no, una lavata, perché io lavo sempre tutto quando mi arriva, però non conviene lavarla prima e cucirla dopo, la cuciamo e poi la laviamo. Perfetto, quindi adesso la ritagliamo, la cuciamo e poi la laviamo. Per quanto riguarda invece tutti gli altri acquisti, ovviamente ve li mostro in un prossimo video, mi sembra logico. Allora, adesso devi sapere, no? Che quando devi cucire, nonno,
i due fili, vedi? Quello di sotto e quello di sopra. Devi passarli tutti e due indietro. Ok. Okay? Qui facciamo così. È brava la piccola. È finita. Sì, adesso togliamo questi fili di qua. Eccoli qua. Yes. Questi qua. Sì. Togliamoli perché tanto il filo è bloccato, capito? Perché se non lo blocchi ci devi fare il nodino. Se questo è bloccato non c'è bisogno. Sicura? Sì. Ok. Ma scusa, io non ho capito. Ecco. Cioè. Ecco fatto. Adesso mentre si parla lì laviamo i metri che poi ce li mettiamo pure. Così la posso mettere, adesso la posso mettere la lavatrice. Sì, metti un attimino in lavatrice così. Mettiamo un attimino fuori, si asciugano immediatamente. No, io le metto bagnate così che rimangono profumate. Ah, va bene. Profumano e va sì, bene. Sono già tese. Va bene. Non c'è bisogno di stirarle. Ma se le metti già così, poi non c'è bisogno di stirarle. Perché quelle col peso stanno così. Ecco il risultato finale, mi piace tantissimo, ci stanno benissimo, aspettate, vediamo se... Ok, così al buio almeno si vedono le striature, però come vi dicevo è veramente trasparente, però è così carina, mi piace, oddio, sono veramente molto molto contenta, fatta benissimo, poi ovviamente fatta nonna, però mi piace tanto, trovo che ci sia... Benissimo, non bene di più. L'unica cosa che me le aspettavo, sì, trasparenti, ma leggermente un po' più nere. Pensavo che il nero si vedesse un pochettino di più, però come vedete alle mie spalle non si vede. Cioè si vedono i bordini, si vede il pezzettino sopra, però sui vetri non si vede. Però è bellino. Molto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Grazie sì. Nonna. Mi piace, mi piace. Bella. Quindi vedete che con 7 euro con una sola tenda ne ho fatte due. E niente ragazzi, questo è il video di oggi, volevo semplicemente farvi vedere come da una tenda ne creavo due per la cucina. Direi che
siamo soddisfatti al 100% di questo risultato. Credetemi, potrei guardarla per ore. Ci sta. No, però forse è meglio che un po' sia trasparente, perché certo, le... no, più che altro per le mattonelle. Le mattonelle che sono bianche e grigie. Bianco, grigio, le mattonelle. Ci sta. Volevo dirvi anche un'altra cosa, però non mi... Ah, sì, ecco che cosa volevo dirvi. Abbiamo provato, non so se si vedeva nel video, a utilizzare questo spray qui, come vi dicevo, e nonna l'ha spruzzato un po' ai lati della cornice della finestra. Adesso non mi viene in mente come si dice il nome tecnico. Comunque, vi posso dire che funziona davvero. Nel giro di un minuto neanche ha tirato giù una roba pazzesca, pazzesca. Avendo avuto la cucina sempre da questo lato qui, quindi tutti i vapori della cucina e quant'altro, ovviamente si erano appiccicati proprio al montante della finestra, e per quanto veniva pulita, restava appiccicoso. No, non restava appiccicoso, però hai visto le macchie, che io pensavo che si fossero fatte delle macchie vere e proprie sul montante della finestra, e invece no. Questo spruzzino qua l'ha fatta andare via tutta, infatti adesso è tutta bella, liscia, pulita, come mai prima, e ripeto, la finestra la pulisco, non è che non la pulisco. Comunque, sono veramente molto molto soddisfatta. Farò uscire questo video mercoledì 14, quindi ne approfitto per augurarti un buon San Valentino a tutti, sia single che in coppia, e anche per ricordarvi che ovviamente è il mio compleanno e faccio 28 anni. Però il video del mio compleanno lo vedrete ovviamente tipo venerdì, super giù. Adesso vediamo un po'. Ho anche delle altre cose da dovervi mostrare, però dettagli. Ah, ecco cosa volevo dirvi. Quell'asse da stiro che avete visto, che abbiamo usato per stirare le tende, lo abbiamo comprato da Ikea. Ora, non ho fatto il video di quando siamo andati a fare il giro di Ikea domenica e quant'altro, però abbiamo comprato alcune cosine che ancora vi devo mostrare. Però già che oggi ho dovuto tirar fuori l'asse da stiro, l'asse da stiro da tavolo, faccio che dirvelo, è uno degli acquisti che abbiamo fatto ad Ikea, non è costato moltissimo e lo preferiamo all'asse da stiro, uno per comodità di spazio e due perché tanto quello che avevamo dovevamo buttarlo, cambiarlo, perché vecchio, c'ha 40 anni, ne volevamo comprare uno nuovo, però ovviamente questo qua è molto più comodo, così che anche se devo stirare non ho ingombro all'interno della cucina del soggiorno, basta quello, la metto sulla penisola, stiro e va benissimo così. Quindi vi ho mostrato anche involontariamente un nuovo acquisto, però per il resto vi assicuro che è tutto ancora nelle buste che aspetta solamente me, che faccio un video in cui vi faccio il haul di Ikea. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!